Ok, ci dice you are live, quindi ci dovremmo essere. Controlliamo come sempre, aspettando che qualcuno ci venga a fare compagnia. Vediamo se siamo partiti. Dove stai? Siamo dal vivo. Siamo dal vivo. Oh, queste sono cose grosse. Eccola qua, è partita. C'è, ci siamo. Allora, a posto. Benvenuto ad Antonio Milo, io lo ringrazio per aver accettato il nostro invito a Nuoro in Villa, sono emozionatissima. Grazie, grazie a te Livia dell'invito, è un piacere parlare del commissario Ricciardi insieme a te. Grazie. Allora, il nostro commissario Ricciardi, ormai i lettori parlano al plurale, noi lettori, perché è diventato Il nostro. il nostro Ricciardi, sì, assolutamente, ed è ormai un personaggio, grazie a voi, assolutamente tangibile. Cioè, a questo punto lui come personaggio, ma anche tutti quanti, perché in questo caso abbiamo il brigadiere Maione. Finalmente, è come se vi potessimo toccare, no? Non siete più solo aria e immaginazione, ma gli avete dato un corpo e un'anima ancora più grande. E quindi, non so, parliamo innanzitutto del brigadiere, perché è un personaggio, è sicuramente la vera spalla di Ricciardi, è il suo appoggio, il suo unico appoggio in tantissime situazioni. Quello che lui reputa un po' la sua famiglia insieme a Rosa, perché in fondo lui vive una vita di solitudine. Però questo brigadiere lo abbiamo reso perfettamente, insomma. Grazie, grazie. esattamente. Abbiamo messo, come tutti d'altronde, cuore, anima, abbiamo amato molto il progetto e abbiamo accolto con affetto e con amore i personaggi, ognuno di noi. E credo che questo lavoro poi si sia visto, sia passato. Quello che io ribadisco sempre, l'ho detto anche in altre interviste, la cosa che si percepiva sul set era quella proprio che tutti quanti eravamo consapevoli di fare una cosa importante e che in qualche modo avevamo la responsabilità anche nei confronti di chi conosceva, soprattutto i lettori che seguono Maurizio. Di non deludere le aspettative. Non era una cosa molto semplice, una cosa che tra l'altro a noi preoccupava non poco quando giravamo, perché poi, in effetti poi quando si fanno trasposizioni dal libro in immagini è ovvio che ci sono esigenze diverse di comunicazione, perché sono mezzi diversi, la lettura al lettore, insomma, la possibilità di immaginare, di far lavorare con la propria mente gli spazi, i luoghi, le facce dei personaggi, essere anche, come dire, portato dalle parole dello scrittore ad aprire altri canali, altre porte dell'immaginazione. Con l'immagine arriva, appunto, insomma, l'immagine diretta. E quindi le pagine che un autore può dedicare alla descrizione di uno sguardo o al pensiero che fa un personaggio nella trasposizione cinematografica, un'immagine diventa un fotogramma, uno Eh sguardo. sì. Questo però è quello che dice Quindi. sempre Maurizio. Maurizio dice in fondo la televisione, il cinema sono una passività, no? Cioè tu Sì. guardi quello che già ti viene e la lettura è un'attività, una parte attiva perché tu logicamente sei in campo, no? Con la lettura. Certo. Però la cosa bella è che tu hai affrontato questo personaggio in realtà da lettore perché già Sì. conoscevi i romanzi di Maurizio anche in tempi non sospetti per te, no? Sì. Era l'epoca di Montalbano, se ho capito bene. Ma questo in realtà è stato un fantasia, è stato, l'ho detto anche altre volte, Luca Zingaretti che mi ha, come dire, invitato a leggere E ha fatto di bene. Maurizio, insomma, ha fatto benissimo.
E quindi quando li ho riletti sono avvicinato con curiosità, poi sono rimasto impigliato nella rete di Maurizio, come tutti i lettori. Però questo mi è servito anche nel lavoro che ho fatto come attore, perché ho avuto la possibilità di immagazzinare notizie per quanto riguarda il personaggio, per l'interpretazione, insomma, vuol dire, sono pagine e pagine e pagine che Maurizio, ma non solo per Maione, per tutti gli altri personaggi, ha dedicato in maniera massiccia, e quindi c'era veramente l'imbarazzo della scelta nello scegliere nello scegliere una frase che potesse essere l'intuizione dell'interpretazione. Non ultima anche l'intervista che lui fa alla fine del libro La condanna del sangue, e la chiacchierata che lui fa con Maione mi è stata molto molto utile. Sì, quello è assolutamente vero. Questo lo diciamo anche perché lo mostro, perché l'ho già fatto questo discorso anche con Adriano in diretta. Questo è il mio preferito, come ti dicevo prima, ed è anche un po' quello in cui ho detto, nello scetticismo, no? del primo episodio, di vedere all'improvviso i tuoi personaggi muoversi sullo schermo, quindi non hanno più magari quelle sembianze che gli hai dato tu, ma ne hanno all'improvviso di vere. Io mi ero detta, se questo episodio viene bene, è fatta, poi tutto il resto verrà da solo. Quindi il primo è stato un po' uno shock, rimaneva ancora lo scetticismo alla fine del tutto. Il secondo per me era il banco di prova, e lì ho trovato tutto quello che è il grosso sentimento che Maurizio pone all'interno di questo libro, l'ho ritrovato espresso soprattutto da te, perché insisto sempre a dire che questo è il capitolo di Maione. Sì, è in assoluto il capitolo della storia di Maione. Si palesa anche il vuoto, il lutto, insomma, di Maione, della famiglia Maione, ovviamente. Certo, sono loro i protagonisti di questo romanzo, veramente. Sì, sì, sì. Più della parte gialla, più del... Il primo, ovviamente, sono tutti belli. L'imbarazzo della scena, anche il giorno dei morti, è fantastico. Però ecco, il primo paga un po' lo scotto forse della presentazione dei personaggi, parlo della fiction, ovviamente, no? E difatti, insomma, anche come ritmo era un po' più lento, perché giustamente bisognava introdurre i personaggi. Non parlo per i lettori, parlo per tutti, no? Insomma, quando di solito fai un racconto per immagini, c'è la prima parte che di solito è considerato nella sceneggiatura, si chiama il primo atto, che è la presentazione dei personaggi in qualche modo. Sì, che lo era anche un po' il libro, perché in fondo Maurizio il primo lo ha scritto un po' per gioco, sì. E poi dopo ci ha dovuto mettere ovviamente. Poi invece nel secondo si parte e ci sono anche tante cose, no? Ci sono tanti avvenimenti molto forti, c'è un ritmo anche molto sostenuto, si passa da uno stato d'animo all'altro, insomma. Sì. Guarda, ti faccio vedere un saluto particolare. Ah, Mario! Straordinario. Abbiamo Garzo che ci sta seguendo. È troppo divertente. È troppo. Sì. Abbiamo fatto una diretta eccezionale anche con lui. Ci siamo proprio. Ci è passata un'ora e più e neanche ce ne eravamo resi conto, a furia di chiacchierare, tra l'altro di lettura, perché alla fine ci siamo ritrovati veramente sia a parlare di Garzo, ovviamente, del personaggio che è, certo. Ma con lui è stata veramente tutta una diretta di letture. Sì, sì, no, ma è strepitoso. È un artista, assolutamente. Un straordinario attore, poi insomma, una persona fantastica. Sì, perché poi in realtà non era così facile il suo personaggio. No, no, ma lui è lontanino, non è come Garzo, è proprio... molto meglio, insomma, di Garzo, però sì. Garzo l'ha resa alla perfezione, insomma, sì. Sia io che Lino ci siamo divertiti tantissimo, insomma, a lavorare con Mario.
Eh sì, perché poi ecco, quello era, tu avevi più, diciamo, più step, quindi tu hai fatto il blocco con Bambinella, quindi guarda, ma Sì, anche il sì. blocco poi con Mario, che magari invece Ricciardi Bambinella non lo incontra mai, e quindi non ci sono No, no, non ci tratti sono. di recitazione tra di loro, e invece no, con lui poi, vabbè, è proprio una persona meravigliosa, mi sono Sì, trovata sì, sì, sì. benissimo anche a chiacchierarci. È vero, è vero. Io in realtà volevo chiederti anche delle cose Dimmi. extra, Ricciardi, perché logicamente, come ti dicevo prima, tu non è che hai fatto solo Arrivi Oggi, non arrivi oggi, No, arrivi no, no. da... arrivi, Qualcuno ha detto che sono arrivi... la scoperta della... a Cioè, vabbè. 52, a 53, perché a maggio ne faccio 53, è veramente molto... Ottimamente portati. Grazie. Sì, siamo vicini, non sono lontanissima da quel numero. In realtà io sono curiosa anche delle tue precedenti, no? Perché? Perché tu hai lavorato, anche se magari un episodio, a parte la nuova squadra, ma tu hai lavorato sia con Zingaretti, logicamente, e quindi questo è l'episodio, che hai lavorato con Kim Rossi Stewart per Sì, certo. Maltese, Il commissario bellissima Maltese. serie, piccola ma una chicca, mi è piaciuta Anche da quella morire. di qualità molto alta. Sì, Di qualità. assolutamente. Quella mi è proprio piaciuta, me la rivedrei volentieri. E poi c'è Un passo dal cielo, dove tra l'altro hai lavorato con Enrico Jagnello, quindi lo ritrovi in Ricciardi. Certo. Certo. Oltre, vabbè, Terence No, ma Hill, che... l'ho ritrovato anche, forse non abbiamo avuto scene insieme, però nella fiction su Caruso anche lui c'era e facevamo questo lavoro insieme, però forse non avevamo scene in tutte e due, insomma, ci siamo incontrati sulla scena e, o forse sì, non mi ricordo. Sì, vabbè, insomma, con Luca c'è stato un incontro ancora prima che con Montalbano, con Cefalonia. Sì, capito. E parte poi da lì la nostra amicizia, perché insomma ci siamo conosciuti lì e poi ci siamo rincontrati in questo episodio di Montalbano. In questo episodio di Montalbano, vabbè, io ho una grande passione. No, non ci posso fare, cioè, non ci posso proprio fare niente. Ma tu lo leggi, l'hai letto Camilleri di L'ho letto, Montalbano? non tutti, Non tutti. insomma, li ho letti. Sì, non ho avuto, come dire, la passione che ho avuto per Maurizio, devo dirlo, insomma. Vabbè, sono due mondi completamente diversi, tra Sì, sono l'altro. due letture Sì. diverse. Sì, no, ne ho letti qualcuno, e poi insomma mi piace molto leggere. Adesso ho finito... Io poi mi dimentico Sì, lo Murakami. capisco. Murakami. Una cosa delicata Sì, proprio. un bel Sì, mattoncino. una cosa piccolina. Dance, dance, dance. Sì, che Insomma, mi io sono invece non incuriosito. riesco. Ci ho provato in tutti i modi a aprire le prime pagine di Murakami, non ci riesco, mi Allora, io no, sa. ne avevo letto già uno Q86, se non sbaglio. Sì, mi pare di sì. 84, non mi ricordo. No, 84, 82. 84. Sì. E poi c'ho questo qua, c'ho il famoso Kafka sulla spiaggia che insomma c'ho lì pronto da leggere. Allora, sto vedendo un po' di commenti che ovviamente sono arrivati, ovviamente i complimenti per come lo hai interpretato. Grazie. Ci saluta anche Manuela Fontenova, che tu hai già incontrato. Sì, certo, Ci come no? Ciao saluta Manuel. Letizia Vicidomini, Letizia. che ci conosce a tutti e due, ci ha Certo. intervistato a tutti e due. No, ma c'è un sacco di gente, c'erano. Allora, Fiamma del Gaizzo che ci dice: ci siete riusciti ad interpretarli, non solo non ci avete delusi, ma ora avete dato vabbè, volto vivo ai personaggi e vi amiamo anche di più. Quindi, insomma, e poi ti chiedono se Garzo l'avresti voluto picchiare qualche volta. Il personaggio sì, Mario è impossibile. Mario è di una bontà disarmante, non si potrebbe mai.
E poi ti dicono che sei stato strepitoso anche in Natale in casa Cupiello di Grazie, Castellitto. grazie, grazie. Sì, assolutamente. Quindi vabbè, allora cambiamo argomento. Sei un Fammi la lettore? domanda. Sì. No, sei un lettore. Prendiamo questa cosa così usciamo. Io ho detto su Ricciardi, cioè, perché tanto ti hanno chiesto mille cose e tutti le abbiamo viste queste dirette. Quindi se abbiamo finito Murakami adesso. Che cosa potresti leggere dopo? Allora, ti sembrerà strano, ma sto rileggendo per mano mia. Apposta. Lo sto rileggendo, però ho Bello. altre cose insomma, da leggere. Il classico comodino con la pila Sì, accanto, insomma. Ok, sì. ce l'abbiamo tutti praticamente. No, avevo pensato una cosa, invece, quindi torniamo a questo punto, Ricciardi, tanto Che sarà cosa il avevi pensato? nostro... No, perché mi vanno e mi vengono le domande. La domanda che ti volevo fare prima, Poi, quindi vabbè, ricollegandomi... devo ancora leggere il libro di Letizia, tra l'altro. Ah, ecco, vedi, sì. È sul comodino, insomma. Anch'io, perché se no mi uccide perché No, dopo che no, no, l'ho ma lo voglio comprato, leggere. sì, che ho detto tra un po' mi uccide Letizia, perché tra l'altro col fatto della rassegna ho la pila di quelli che vorrei leggere, la pila di quelli che devo presentare e non combaciano praticamente, quindi diventa difficile. Prima o poi arriverò anche da Letizia. No, il discorso era questo, un po' ce l'hai detto, però te lo voglio, diciamo, lo volevo approfondire. Tu hai fatto ovviamente degli sceneggiati o delle fiction, generalmente su non tratti da romanzi. Quindi ci sarà una sceneggiatura che uno si deve studiare. Qui invece poi arriviamo a una serie di episodi come Una voce di notte o come può essere Ricciardi che invece arrivano da dei romanzi che tu puoi o meno aver letto. E c'è differenza poi nell'interpretazione, interpretare ovviamente un qualcosa che hai letto e quindi magari hai vissuto da lettore con una sceneggiatura ex novo che non ha ovviamente un passato. Ma la differenza è tanta, nel senso che spesso e volentieri le sceneggiature che non provengono dalla letteratura non sempre curano tutti i personaggi e strutturano tutti i personaggi per il racconto. Quindi a volte tu ti trovi a interpretare dei ruoli dove c'è scritto poco e quindi tu da attore, insomma da interprete, devi andare a riempire dei vuoti anche narrativi se vuoi, no? Insomma, anche se non vengono detti in sceneggiatura, devi crearti una storia, insomma un passato di questo personaggio e capita anche con ruoli anche non piccoli. Se vuoi anche con Maltese mi è capitata questa cosa perché di Saverio Mandarà c'era scritto quello che poi insomma si è visto sulla fiction, però per un attore per rendere carne e ossa un personaggio devi costruire quello che c'è intorno, devi costruire un paradigma sul quale mantenere la credibilità di un personaggio perché si muove in un certo modo, perché parla così. E a volte, quando si scrive una sceneggiatura, si scrive, ma questo capita anche con il teatro, e vuol dire, si inseriscono dei personaggi che entrano perché sono dei cursori che muovono delle cose a livello drammaturgico. E quindi lo si fa entrare, lo si fa dire a battuto perché serve quella cosa lì per muovere l'azione in qualche modo. Però poi per chi interpreta e si avvicina, questo è un vuoto da riempire. Quando invece la sceneggiatura arriva, come nel caso per esempio di Montalbano, o arriva come nel caso di Maurizio del commissario Ricciardi, c'è un costrutto importante, c'è una struttura importante per ogni personaggio, dal più piccolo al più grande.
come attore, come interprete, ovviamente tu sei molto avvantaggiato, nel senso che c'è un lavoro già fatto, lo devi solo trasportare nella tua interpretazione, cioè deve passare da te, quello che è il tuo vissuto. Nel caso di prima, invece, devi costruire in qualche modo una storia che non si vedrà, ma che a me come attore serve per poter rendere il personaggio. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Quindi quando si arriva con una sceneggiatura che arriva da un libro, e non è un caso che ultimamente che poi le serie di successo arrivino dalla letteratura. Io penso sia un segno molto importante che ultimamente le serie TV hanno fatto, forse perché c'è un vuoto anche di storie dall'altra parte, di sceneggiatori che non riescono a raccontare, però il fatto che arrivino come l'amica geniale, per esempio, Gomorra, no? Insomma, quelle che ho fatto io, per esempio, hanno una struttura diversa, cioè c'è poco da fare, sono un personaggio, hanno più profondità. Le storie, certo, ha una storia anche il personaggio, giustamente, sì. c'è già una descrizione. Sì, effettivamente è un periodo di belle fiction da libri, che poi a me questa cosa piace perché significa anche rimettere in circolo i libri. E visto e considerato che siamo tanto in difficoltà con l'editoria e si dice che in Italia non si legge, questo potrebbe essere una cosa importante, perché induce poi a leggerli. Sì, Maurizio stesso è rimasto stupito, lo diceva nella diretta qualche giorno fa con Lino Guanciale e Nunzia. L'ho seguito anche io, sì, è vero. E diceva che lui, cioè, per me sono stati venduti, punto. Quindi chi la vedrà la fiction? Chi li ha già comprati? E invece è ripartita la vendita degli episodi anche vecchi. Quindi questa cosa ben venga, perché rimette in circolo anche libri, tra virgolette, datati, perché il primo logicamente è uscito quando? Certo. Nel 2011. Sì, mi pare, esatto. 2010. Per dire il suo, ma come per dire, per esempio, come è andata molto bene Lolita Lo Bosco, no? Che avremo domani, perché avrò domani Gabriella Genisi, l'ideatrice di questo personaggio, e anche lei la stessa cosa, ha detto: ho nuovi lettori all'improvviso, sì, sì, mi ritrovo gente che l'ha vista così, e all'improvviso è andata a prendersi il primo capitolo. Perché la serie di Ricciardi, andando a vedere un po' i risultati degli ascolti, e andando ad analizzare, praticamente la gran parte degli ascoltatori nostri, dei telespettatori, erano quindi persone che comunque sono avvezze alla lettura, che magari non conoscevano Maurizio e si sono poi avvicinate alla lettura dei suoi romanzi. Però buona parte erano molte persone giovani, cose che succede di rado, soprattutto per quanto riguarda la RAI, che ha un target, insomma, abbastanza, non zoccolo duro, insomma, da anni, insomma, un po' più avanti con l'età. Certo. Invece, scendendo un po' sui laureati, insomma, si arriva sui 30 anni, dai 25 ai 30 anni, 35, e persone ovviamente che sono abituate a leggere, che leggono. Quindi è stato anche questo, al di là dei risultati, dell'ascolto, dello share, che è stato importante, è stato anche molto importante questo tipo di risultato qui, che ha fatto scaturire poi quello che ha detto Maurizio. Sì, la curiosità di poter vedere anche come è reso, no? Perché poi si dice il rischio è che la fiction o comunque il film non siano pari al libro. Io dico ni perché invece ho avuto degli esempi di realizzazione di film, soprattutto, ma a questo punto anche di fiction, che invece non è necessario tanto essere perfettamente aderenti, sì, ma quanto riportare quello che è il cuore, no? del romanzo, dei romanzi. Però ecco, se le persone sono state
agganciate, incentivate certo. vedendo la serie TV, sicuramente leggendo il libro sarà insomma rimarrà allora, ancora più entusiasta, perché è difficile sì. che di solito è la riproduzione cinematografica o della serialità che tradisce, no, il libro e quindi insomma non il lettore può rimanere male, ma di solito il contrario è un po' più difficile, insomma, perché vai sull'origine di quello che si è creato, insomma, è difficile che tu leggendo rimanga deluso del libro. Il libro è sempre meglio, no? Insomma, in qualche sì, modo. Sì, in teoria. Ho letto anche gente che ha detto meglio il film del libro, però insomma, sono casi un po' proprio è un po' strano, però. Sì, un po' estremi. Io sono contento, siamo tutti molto contenti del risultato che si è avuto, perché insomma, tra l'altro abbiamo anche molto bisogno, secondo me, di cultura, di persone che tornino a leggere, insomma, sì, credo quello sia che dicevo. Una cosa importante. Esatto, quindi anche questo fatto di riportare i libri ben riusciti, secondo me, ecco, poi è proprio il periodo, no? È uscito anche Magari di Savatteri, insomma. Certo, Magari. Sì, sono cose che alla fine, non so, sì, forse ci coccolano anche, no? Perché poi da lettori ritroviamo all'improvviso i nostri personaggi, ripeto, in carne e ossa, come ti dicevo prima, tangibili. Sì, sì, sì. È un'altra cosa. Adesso avete, ma io, ovviamente, guarda, hanno... prima ti ho detto, ho iniziato a rileggere per mano mia, ma perché è il primo libro che rileggo dopo la serie TV. Mm-hmm. E la sensazione che mi ha fatto a me è che adesso vedo le facce, anche io adesso ho le facce dei personaggi. Sì, sarà così. Ed è, insomma, è strano che leggo, quando leggo Di Maione, vedo la mia faccia, è curiosa certo, questa cosa. Lo so, questa cosa è particolare. Sì, sì, sì. La cosa bella è che l'avete reso talmente bene che ovviamente so che Maurizio vi ha detto e vi regalerà qualcosa di bello per quando torneremo in teatro, ma soprattutto forse grazie a voi ci farà il regalo che ci promette da un po' di da un bel po' di tempo, cioè quello, siccome Ricciardi non lo riprenderà ed è inutile stendere i tappeti rossi per cercare di fargli cambiare idea, però ci ha in fondo sempre promesso, perché è una cosa che lo stuzzica, far raccontare a Bambinella e magari insieme a Maione proprio quello che succede, che potrebbe succedere nel periodo dei bombardamenti di Napoli. Certo. Questa cosa per me, con adesso i vostri volti, perché questa cosa per me o la fa o la fa, perché se no, cioè, la deve fare. Beh, l'ha detto, poi si è sbilanciato. Lo dice da, non sappiamo, è un anno che ce la tira questa cosa. E quindi adesso ancora di più non vediamo l'ora di leggerla prima e poi di vederla in scena anche in teatro, va benissimo, certo. Perché figuriamoci, è ovvio. No, devo anzi, dire, ve lo auguriamo. Con Adriano, insomma, si era pensato di fare una cosa insieme a teatro, perché sai, poi quando ti ritrovi bene, insomma, cioè, ti fa piacere lavorare insieme con i colleghi. E così abbiamo proposto a Maurizio di scrivere qualcosa. E lui subito, insomma, ha pensato a questa idea, insomma, trovo bellissima, geniale, sì. Di Maione e Bambinella, insomma, che raccontano il periodo un po' più avanti dei bombardamenti, insomma. Raccontando quello che farebbe, che potrebbe fare Ricciardi, senza dover esatto. per forza mettere Ricciardi in prima linea, perché, come dice sempre, quel poveraccio gli dovrei far vedere ad ogni angolo di Napoli, dove bombarda lì, un morto, insomma, di morte sarebbe, violenta. No. Insomma, una vitaccia per lui. Sì. Sarebbe veramente troppo. Napoli bombardata, insomma, ha visto un sacco di persone. Lui si è fermato per quello, poi, soprattutto, non perché la vena creativa, quella non si è assolutamente interrotta, ma lo ha detto tante volte che non gli voleva dare questo triste destino e doverlo per forza così mettere su carta, molto pesante. Certo.
Però il discorso di vedere di nuovo voi due, magari in una formula ironica, un po' più ironica. Sì, sì, sicuramente. Sia, sono due personaggi che permettono più registri. Sì. E quindi puoi essere brillante, c'è cioè la commedia, ma c'è anche insomma la parte più drammatica, insomma, quindi si può giocare molto con i due personaggi. Però poi, insomma, pensandoci anche da lettore, no? Vedere i due personaggi che partono dal libro, quindi dalla mia immaginazione, poi passati al piccolo schermo con la serie TV con dei volti, e adesso poi vederli dal vivo su un palcoscenico. Ebbene, è una cosa che mi stuzzica molto. Anche a me, penso a tutti quanti, insomma, già leggo a teatro in prima fila a vedervi, non vedo l'ora, quindi ci hanno scritto, quindi speriamo, vedi, vorremmo tutti poi la prima fila. Bisogna, non è possibile che si passi questo benedetto periodo. Sì, auguriamocelo, perché il teatro soprattutto perché non teatro deve sta soffrire, soffrendo sta tantissimo. Soffrendo da troppo, teatro come anche tante altre cose. Il teatro cose. È chi lavora, perché insomma io fortunatamente lavorando anche con l'audiovisivo, insomma sono riuscito a, ma chi lavora solo di teatro è veramente, insomma, in una situazione difficile, molto difficile. Ho un caro amico che stamattina ha messo il video a Marco Simeoli, non so se lo conosci, che era la spalla di Gigi Proietti. E stamattina ha messo un video di una tristezza, cercando di essere ironico, come poi lui lo è sempre. Però ha iniziato dicendo: oggi è la giornata mondiale del teatro. Ovviamente silenzio, ma è stato 5 minuti di silenzio, con la faccia come dire, boh, in fondo. Ma guarda, non so se mi consenti una piccola divagazione, certo, sull'argomento. Ci mancherebbe. Credo che tutta la faccenda, al di là delle emergenze, al di là del fatto che, per carità di Dio, insomma, bisogna fare attenzione, però la faccenda teatro è stata gestita dalla nostra classe dirigente con ignoranza, perché ignora proprio all'atto pratico cosa significa fare teatro, cosa significa fare l'attore, cosa significa fare il tecnico per il teatro, cosa significa fare il produttore per il teatro. Quindi ignoranza, perché ignoravano proprio il mondo dello spettacolo, e poi credo anche disonestà intellettuale, perché è molto semplice chiudere un settore come il nostro, pensando che, sbagliando, non sia un settore che produca PIL. In realtà non è così. No, assolutamente. Guarda, io ho anche un'altra amica che in realtà il teatro lo vive con la danza ad alti livelli, logicamente. Per dire tutto, Sì, è, sì, tutti, cioè, come la musica, certo, la danza, musica a teatro, ecco, lirica, quindi tutto. Musica, sono tutto. Veramente esterrefatti e disperati, perché sembrano come dei reietti, cioè sembrate tutto il sistema, sembra un sistema di reietti, sì. Perché, come dire, ma siete talmente inutili che possiamo anche chiudere, quindi sono perfettamente d'accordo sul discorso di perfetta disonestà, ignoranza. Ignoranza e disonestà intellettuale, che è sì, grave, sono molto grave, molto, sì, grave. Molto grave, perché il per teatro, questo, fare teatro, intanto è un'esigenza dell'essere umano, perché nasce con l'essere umano, l'esigenza di raccontarsi, di condividere, sì. Ed è libertà, cioè fare teatro significa essere liberi. E il fatto che ci venga impedita questa cosa a me fa pure un po' paura, sinceramente. Sì, sono perfettamente d'accordo, insomma, anche perché non ce lo siamo inventato oggi, se viene dal teatro greco. Sì, insomma, non è che ce lo siamo inventato oggi, non è un capriccio. No, nasce con l'uomo, secondo me, l'esigenza di raccontarsi, di condividere, appunto, insomma, la condivisione. Cioè poi ci sono state anche, come dire, pseudo-soluzioni di teatro in streaming, che sono una presa in giro, perché non è più teatro. Cioè,
Possiamo pure farlo, però chiamiamolo in un altro modo, insomma, non lo si può chiamare teatro. Lo stesso discorso per chi scrive, in fondo, no? Gli scrittori, come dice sempre Maurizio, perché ritorniamo a lui, in questo, visto che siamo in questo frangente, però lui è uno di quegli autori che ha bisogno del suo pubblico. Poi ci sono quelli ritirati, quelli che non vogliono fare le presentazioni, vabbè, lasciamo stare poi gli estremi. Però lui ti dice, sì, io posso fare la diretta, perché adesso so che comunque è una cosa buona e necessaria per necessaria. Il momento. Certo. Ma quanto mi manca al mio pubblico poterlo abbracciare, potergli firmare i libri, poter chiacchierare, vedere un sorriso, scambiare un sorriso, no? La stretta di mano, un abbraccio, e soprattutto rivedere gente che magari torna e quindi poi alla fine diventa anche un'amicizia, no? Va oltre quella che è solo il lettore. Quindi è tutto il comparto cultura che è stato proprio preso e messo da parte completamente, perché in fondo le librerie, che per farle riaprire c'è voluta una battaglia, e già almeno quello ci siamo riusciti, perché fatemi capire, ma se entro in una libreria o entro in una salumeria, che differenza qual è la c'era? Differenza? Certo. Esatto. E anche tra l'altro, magari in salumeria c'è il banco pieno e in libreria c'è una persona sola. Certo. Quindi cioè, è stata una battaglia che abbiamo condiviso in tanti. La stessa cosa per i teatri, cioè, qual è la differenza tra un teatro e una metropolitana strapiena? Cioè, nessuna. Che poi ci sono una marea di, io poi faccio tutto un altro lavoro, ma ci sono una marea di sistemi di areazione che possono essere filtrati e puliti, ma sarebbe tutto un altro discorso. Quindi volendo basterebbe volerlo. È sicuramente molto più sicuro il teatro o una sala cinematografica, che sei seduto. Vendi un pronto soccorso anche. Vuol dire, una cosa veramente volendo. Allucinante. Sì, infatti. Ma anche le librerie, molte per esempio in tutto il periodo estivo, finché ha fatto caldo, hanno la possibilità di stare all'aperto. Che ci vuole? Che è? Perché all'aperto pure non possiamo fare più niente. Sì, sì, no. Insomma, distanze, aria aperta. Sì, molto preoccupante, preoccupante la gestione. Sì, non sì, tanto sì, ma proprio la gestione è preoccupante. E quindi sì, ci siamo lamentati un attimo, ma ne avevamo anche bisogno. Era dovuto, anche perché insomma penso manco durante i bombardamenti si sia fermato il teatro, forse, insomma. Credo di no, perché se durante penso la guerra ai film, non c'è stato mai questo stop, no, assoluto. Anzi, mi viene in mente Alberto Sordi con Polvere di Stelle, che loro erano, certo, una delle compagnie, c'era Wanda Osiris che andava in giro, no? Lui la mette, il treno di Wanda Osiris, eppure andavano in giro perché dovevano tirare su il morale sia degli, certo, americani, perché a quel punto c'erano già gli americani, e quindi il teatro non si è fermato neanche in quello di Pellegrini. No, è uno neanche stop forse storico il nostro, sì, solo un parto. Un vero peccato. Torniamo però, visto che parliamo di guerra, torniamo a Ricciardi. Com'è stato ritrovarsi, no? Tu sei stato magari abituato ad altre fiction, ma forse l'amica geniale è quella che è tornata un po' indietro negli anni, però logicamente tutte le altre non sono arrivate fino agli anni 30. Com'è stato entrare così in questi anni 30 con la scrittura di Maurizio? È fantastico, è un grande gioco. Io l'ho descritta sempre, la descrivo sempre come se fossi un bambino al parco giochi. È stata un'avventura pazzesca, perché intanto abbiamo raccontato una parte di Italia, di Napoli, poco raccontata, soprattutto Napoli. È stato quel periodo lì, che era un periodo poi poco prima della guerra, però che era figlia, un periodo figlio della Belle Époque, no? Insomma, della bellezza, dell'estetica, i costumi straordinari, soprattutto delle donne. E, sì, vestiti, sì. Beh, sai, fare il mestiere dell'attore ha dei vantaggi. Uno è quello che ti permette di vivere tante vite, insomma, di attraversare anche il tuo percorso di vita tante volte, di analizzarlo sotto vari aspetti, perché poi ogni volta che incontri un personaggio è un viaggio all'interno di te stesso, ma anche ti fa fare dei viaggi temporali, è una macchina del tempo pazzesca, perché arrivare a vivere, insomma, gli anni 30, a portare la macchina, la balilla degli anni 30, sì, è vero,
è un gioco pazzesco. Quante persone possono dire nel 2021 di aver portato, di poter portare una balilla, no? E questo solo il nostro lavoro in qualche modo si permette di fare questo gioco serio, però è un gioco sostanzialmente. Quindi è stata veramente... Anche la divisa. La divisa, ma anche gli oggetti. Certo. No? La casa con il focolaio a legna, tanto descritto dai nonni, no? Queste cose, che bisognava sì. alzarsi presto al mattino, perché sennò il caffè non lo potevi fare. Se non partiva la cucina, dovevi mettere la legna, se non si accendeva il fuoco e partiva... Non potevi cucinare, sono tutti dei racconti fatti dai nonni, e viverli in prima persona è un grandissimo viaggio nel tempo. In qualche modo sì. poi ritrovi anche quelle sono le due radici, i racconti che ti hanno fatto i tuoi nonni, soprattutto. Senti, visto che il mio nome è questo, ma il personaggio di Livia? Beh, tutti i personaggi, come vuoi fare dire, cioè vuoi dire, no vabbè, molte scene hai, ovviamente sono bellissimi. Livia è stata resa un personaggio straordinario, reso benissimo da Serena Iansiti, che è un'attrice straordinaria, bravissima, ed è insomma, una donna intelligente, simpatica, insomma ci siamo fatti un sacco di risate con Livia e le voglio un gran bene, quindi no, è stato divertente questo sì, meno anche male con Maria Vera. Con Maria Vera in realtà ho avuto solo la scena della scena muta di Ricciardo di Lino, che quella l'ho sempre immaginata, insomma, l'ho sempre pensata, l'aspettavo a girarla, perché insomma mi ha sempre divertito anche leggerla, no? Sì, infatti, lui era veramente, diciamo, uno stoccafisso, sì, nel senso che era proprio rimasto... E poi sì. povero Maione, che non capiva perché questo non parlasse, non dicesse una parola. No, assolutamente. Quindi... No, vabbè, io chiedo sempre di Livia perché penso di essere l'unica al mondo, l'unica purtroppo per me, a fare sempre il tifo per lei, per almeno il nome, perché insomma condividiamo questo nome. Chiunque mi dice, ma no, sei pazza, devi fare il tifo per Enrica, capito, che si chiama Livia. Ma vede, perché tutti i personaggi sono talmente ben descritti, bellissimi, sì, quello sì, assolutamente. Hanno una carica empatica tutti, che anche Livia, che poi insomma, senza spoilerare, più avanti avrà altri tipi di risvolti, però comunque parte da un passato, da un dolore, da un vuoto, da riempire, cioè vuol dire c'è una costruzione, un costrutto importante che rende tutti i personaggi empatici, ci credi, immedesimi nelle loro sofferenze, che è la forza poi del commissario Ricciardi, sostanzialmente. Assolutamente. E quello che l'altra cosa che avevo notato è quanto, e che abbiamo detto sia con Adriano che con Mario, è quanto Alessandro D'Alatri sia stato capace di trasmettervi, come attori logicamente, ma anche come uomini, esseri umani, di trasmettervi il cuore vero dei sentimenti, dei romanzi da mettere poi in scena, perché poi ci vuole anche un regista capace che abbia ben capito e ben chiaro cosa vuole fare. Quindi siete stati un po' come mi viene in mente quello che poi erano diventati Sironi con Zingaretti e Camilleri, sì. cioè la forza sì. di quegli episodi, soprattutto i centrali, dove erano proprio al massimo della loro esperienza. Però per Ricciardi ancora di più. Ancora di più. Perché insomma Ricciardi è una materia difficile da trattare, no? Una serialità insomma sulla Rai, ed era difficile soprattutto perché, proprio per non deludere chi conosceva i romanzi. Una cosa importante che ha fatto Alessandro e che ha tenuto fede, cioè si è sempre posto dal punto di vista del lettore,
proprio per evitare fare un tradimento oltre, no? Oltre la misura, perché poi insomma in parte un tradimento lo devi fare per forza, per quello che ci siamo detti prima, è inevitabile, è un mezzo di comunicazione diverso, certo. Però comunque ecco, trattare con rispetto il materiale non è una cosa da poco, e Alessandro ha fatto un lavoro straordinario in questo, nel coordinare gli attori, nel coordinare i reparti, nel dare un comune denominatore a tutta la storia, a restituire il mood della storia. Esatto. Quindi questo lo può fare solo il regista, perché insomma il lavoro che facciamo noi facciamo un lavoro molto spezzettato, no? A segmenti. Io ho girato prima il blocco con Bambinella, poi il blocco della famiglia Maione, poi è entrato in scena il commissario Ricciardi, è arrivato Lino in un secondo momento. Quindi è frammentata la cosa, e il senso dell'unione di tutto il racconto e deve necessariamente dartelo il regista, no? In qualche modo. E Alessandro in questo ha fatto un lavoro straordinario, pazzesco. Vabbè, è una persona che è capace, perché questo lavoro lo conosce da dentro a fuori, nel senso che lui ha fatto... È partito come attore, poi ha fatto altre esperienze come aiuto costumista, aiuto scenografo, poi è passato come aiuto regista, poi è passato alla regia. Quindi conosce talmente bene il mezzo. E poi ha una cultura, che è una cosa non da poco, insomma, ha una cultura che lo sostiene nelle scelte registiche che fa. In più è uno che ama Napoli, è appassionato di Napoli, vorrebbe insomma vivere a Napoli, e quindi insomma si è addentrato nel tessuto sociale della città, lo vive, sa delle cose che molti napoletani non conoscono, non sanno. Pensate. E questo per una persona che è di Roma non è una cosa tanto scontata. Lui si è andato a cercare gli attori con l'aiuto anche del casting, ovviamente hanno fatto un lavoro straordinario. Andava nei teatri, nei buchi, nei teatri più sconosciuti, a scegliere gli attori. Ha catalogato non so quanti attori, ha una cast list di attori napoletani pazzesca lui. Quindi ha fatto un lavoro importantissimo. E la riuscita del commissario Ricciardi per buona parte dipende anche da lui, perché poi, come si dice a Napoli, ovesh federa capa, insomma, è un detto napoletano per dire, è il capo che è importante, che determina poi tutto il resto, insomma. Quindi abbiamo avuto un buon capitano. Sì, quello si è visto e... Se non mi sbaglio, lui aveva fatto anche la seconda serie dei Bastardi. La seconda serie dei Bastardi, sì. Quindi lui conosce anche profondamente Maurizio, cioè la scrittura di Maurizio. Conosce proprio, conosce la materia, sì. Assolutamente. Il materiale lo conosce, lo ha studiato. Perché la seconda serie di Bastardi è quella più riuscita, sì, tra l'altro. Quindi torniamo anche a Andalatri, che ci ha messo tutto il suo cuore. Poi viene e la sua passione. Insomma, è uno che ha vinto anche il cinema, cioè ha vinto due Davide Donatello, Nastro d'Argento. Poi è passato alla pubblicità e tutti gli slogan con i quali siamo cresciuti negli ultimi 50-60 anni li ha inventati lui. Per dirne uno, Ciribì Kotak, una telefonata allunga la vita, andò fa caldo, ma ce ne sono tanti altri che adesso dimentico. Quindi voglio dire, è una persona che ha una preparazione straordinaria. Sì, assolutamente. E che come attore vorreste sempre lavorare con lui.
Eh certo, perché poi vi restituisce, come ho detto prima, vi restituisce anche, cioè, il rispetto. Mario, ecco, Mario ci diceva, anche Adriano, il rispetto per l'attore, cioè sì, il, sì, ama lo stare l'attore, insieme, quindi esatto, quindi ama il lavoro, rispetto per il lavoro vostro lavoro, e questo è essenziale ed è stato restituito a noi dall'altra parte. Ti Per senti questo, protetto, capito? Quello è il, certo. che per un attore è importante, perché l'attore è un po' come un bambino, una spugna. Quindi se su un set non hai un capitano, un regista che ti stimola, ti dà quella parola che ti fa aprire una finestra, che tu riesci ad immaginare delle cose, o al contrario no, ti blocca, ti dice cose che ti bloccano, è la fine. E quindi qui ritorniamo a quello che ti ho detto, cercherò di non andarci, ma tanto ci va il pubblico, la scena della chiesa, perché logicamente poi è lui che vi ha dato, no? Sì, cioè, sì, secondo sì. me a questa scena ci si arriva più che per la vostra, solo per la vostra interpretazione, ma per l'indirizzo che è stato Certo. capace anche di Intanto, darvi. Intanto la location, perché vabbè, insomma, non si poteva fare, perché sul libro è ambientata da Caflish, che ahimè è chiuso, insomma, io lo ricordo, ho dei vaghi ricordi, insomma, di Carlis. E quindi lui scelse la chiesa, che è una location pazzesca, di suo. E poi, per come l'ha impostata la scena, lui ci diceva le cose, ci dava gli input e noi ridevamo, perché già si immaginava dove si poteva andare a parare. È un capolavoro. Poi È, ecco, insomma, delle cose dove tu puoi anche inventare e mettere delle cose, perché insomma, ecco. T'affogo Quello nell'acqua lo dicevamo con Adriano. Nell'acqua santiera, una cosa mi è venuta là per là e l'ho messa. Lui mi disse, insomma, richiamalo quando si gira, insomma, che deve stare composto, no? Quindi l'arte è anche un po' dell'improvvisazione, come dicevamo con Adriano, no? Sì. Quando ci si trova logicamente in una squadra di sì, perché lavoro. Poi il gioco della recitazione per ogni attore, perché a volte si pensa, no, di recitare, di dire le cose, insomma, un po' la definizione del nostro lavoro, la nostra lingua è un po' fuorviante, perché recitare significa ripetere. In realtà il gioco che fa l'attore è quello di essere, di stare lì, il qui e ora. E quando riesce questo gioco, ovviamente è tutto più spontaneo. Puoi anche inventare un testo, insomma, sostanzialmente. Puoi dare un canovaccio e inventare delle cose. Perché stai lì, ci sei in quel momento. Sì, però secondo me è molto, mi viene in mente Totò, quindi è molto, certo, viene certo. Molto più facilmente ai napoletani, comunque, secondo me, questa, l'arte chiamiamola improvvisazione, come ho detto ad Adriano, ma nella forma buona, abbiamo messo l'accento sul fatto che la capacità di improvvisare laddove ti è permesso di farlo, però certo, l'ho tirata fuori questa cosa, certo, l'ho detto anche con lui, ti torna in mente l'improvvisazione di Totò, per il quale certo. C'era semplicemente un canovaccio da seguire e poi lui e Peppino De Filippo erano vabbè, sono figure che per tutti quanti gli attori, poi insomma, soprattutto noi partenopei, sono figure che noi teniamo come esempi. Sì. Io non ti nascondo che al mattino, quando faccio colazione, se accendo il televisore, cerco i film di Totò e Peppino in bianco e nero. Mi rassicurano, come dire, insomma, sì, che il mondo sta andando sì. Avanti normalmente. È vero, lo facevo anch'io. Adesso io la televisione in realtà l'ho spenta da un sacco di tempo, ma la accendo per le cose importanti, quindi logicamente cerco di stare sempre sul pezzo e sapere che cosa c'è in arrivo di buono. E quindi poi mi vedo le fiction come il commissario Ricciardi, quindi non è spenta perché sì, deve sì, essere ma pure io spenta. Bisogno che uso per le ormai vedo piattaforme, insomma, io le serie certo. TV le vedo perché mi piacciono e poi per lavoro le devo vedere. Però insomma, sostanzialmente guardo molto sulle piattaforme, insomma, sostanzialmente. Allora, ci fanno la domanda classica, a cui penso che possiamo rispondere di sì, perché chiede se ci sono, Daniele Specchia ci chiede se ci sono speranze per la seconda stagione. Che so io, sì.
Beh, sì, direi di sì. Ovviamente non c'è ancora, non ci sono contratti firmati, non ci sono ancora insomma, Le ufficialità, tempistiche. tempistiche, però intanto su Repubblica so che la dottoressa Ammirati e il direttore Ray Fiction hanno annunciato la seconda serie. Gli ascolti sono stati buoni e ci sono altri libri. E direi che oltre i libri ci possono anche essere altre storie scritte, perché nel frattempo si può anche infilare altre storie. Maurizio si può Sì, sempre. perché poi insomma noi dobbiamo anche dividere quello che è il percorso del libro, quindi l'arco narrativo dei libri, no? Della serie del libro e con la serie televisiva, che insomma. Sì, anche perché non è stato Si può già, anche già... allungare e spostare diciamo, la fine un Esatto. po' più in là, insomma, diciamo. Che già la prima serie, diciamo, non rispetta completamente perché per mano mia non è all'interno degli episodi, quindi salta, Sì, perché insomma, libera e... per una Sì, scelta di motivi, tipo diciamo motivi tecnici, tecnici, chiamiamoli un sì, po' così, si è deciso di però si fare salta direttamente in fondo al tuo cuore senza passare per l'episodio, appunto, di Per mano così. Quindi, mia. insomma, comunque, in ogni caso ci sono Sì, ci altri sei sono. libri, quindi insomma. Sicuramente ci saranno, ci sarà, credo che ci siano. No, cioè, ovviamente noi a gran voce vi vogliamo vedere di nuovo tornare sugli schermi So che stanno perché scrivendo, quindi insomma, glieli quindi facciamo scrivere. Ricordiamo che c'è anche Salvatore Basile Salvatore Basile, tra esatto. gli sceneggiatori, che insomma è una gran bellissima penna anche come romanziere. E che dire, io non lo so se nel frattempo insomma abbiamo fatto divertire, penso, i nostri ospiti. Ti dico che ti affogo nell'acqua santiera, è stupenda, ci scrive. Questa Per pure è quella favore, che acqua rimarrà. di vino. Questa rimarrà, quella scena rimarrà Vabbè, nella storia, abbiamo sì, capito. credo di sì. Insomma, sta su internet, sta avendo visualizzazioni, sta insomma, quasi sotto ai 250.000 visualizzazioni. Non vorrei sbagliare. Sì, perché ce E, l'andiamo pure a sì, rivedere. perché la rivedo e rido, ma devo dire tutte gli incontri con Maione e Bambinella sono stati. Noi ci siamo divertiti tantissimo a farli con Adriano, Sì. perché erano. Ma già da quando leggevo, ridevo, e quindi farli, insomma, è stato un divertimento ancora più grande. Quella è la capacità di Maurizio di riuscire a inserire la parte ironica in maniera semplicissima all'interno di un Certo. testo che comunque è carico di tutti i sentimenti. Sì, Quindi sì, lui ci sì, sì. mette, lui dice sempre: le mie storie sono storie di sentimenti prima di tutto, no? L'amore, la Assolutamente. rabbia, la gelosia. C'è Quindi tanta cioè, vita, perché poi nella sì. vita tu, insomma, non è che sei sempre triste, non è che piangi sempre, non è No, che ridi sempre. punto. In una giornata ti può capitare di emozionarti per una cosa e poi magari muori dalle risate per un'altra cosa 30 secondi dopo. E quello che ho notato io interpretando Maione è proprio quello, che è una continua chicane di emozioni. E quindi insomma è stato divertente, impegnativo, ma divertente come attore farlo proprio per questo motivo qua. Maione, l'ho detto prima all'inizio, Maione poi è centrale, nel senso Sì, che è la Maione. spalla, sì, cioè Ricciardi, come abbiamo detto, è la sua famiglia, gli vuole bene anche se non Sì. riesce a dirlo, però poi tra loro c'è anche quel legame enorme per cui Ricciardi gli porta le ultime parole del figlio prima di morire, quindi, e Maione non si chiede perché le sa, Sì, quindi c'è anche questa, no? una volta io ho fatto molto riferimento a quello che disse una volta pure Maurizio. Il rapporto che ha Maione con Ricciardi è proprio un rapporto da padre a figlio, quando il padre non comprende fino in fondo per la differenza di generazione, no? A volte non si comprende il figlio, fa cose strane, però è tuo figlio. E quindi gli vuoi bene, punto. Maione percepisce delle cose, anche perché voi gli ha portato a lui l'ultimo saluto del figlio, quindi ha capito che qualcosa succede, non sa bene cosa,
l'intervista che fa con Maione, Maurizio, dice, Maione dice proprio questo, no? Dice, io so che vede qualcosa, non ho capito bene, Però non mi interessa. È una brava persona, gli voglio bene. Poi mi ha portato l'ultimo saluto di Luca. E grazie a questo che Maione riesce a elaborare il lutto sostanzialmente e trasferisce poi l'affetto paterno su Ricciardi sostanzialmente. sì, Quindi è assolutamente. legato da doppio filo. Bella, bella la tua interpretazione, assolutamente. Io sono. Grazie. Ti dico grazie. No, grazie te lo dico io, perché comunque sia, li avete tu Maione, ma in linea generale anche gli altri, li avete vissuti. Non è stato vedere una fiction qualunque, li avete proprio vissuti. È veramente stato diverso e Sì. ripeto, l'ho visto anche con Mario che ha semplicemente fatto garzo, nel senso che ovviamente ha meno spazio, o il bambinella di Adriano, vi sono proprio entrati talmente tanto dentro, vi siete compenetrati con questi Sì, personaggi e non c'eravamo con capita. tutti i piedi proprio dentro. Sì, e non capita tutti i Ma giorni. anche le due scene, le scene più, diciamo, drammatiche che ho girato sono state scene toste da fare, insomma, difficili. Insomma, io mi ricordo le giornate durante le quali ho girato queste scene e ricordo la sensazione, no, di svuotamento, quindi insomma è stata, sì, ci siamo proprio caduti dentro con tutti i piedi. Eh sì, bellissimo, apposta, è quello che forse da questa parte ha restituito a noi la soddisfazione, no? Di poter godere della vostra interpretazione. Quindi appunto, come dicevamo prima, adesso se uno se li rilegge i personaggi hanno Esatto. irrimediabilmente adesso avranno Dopo i Murakami mi vostri. sto rileggendo E certo, e quindi col tuo, per il ritirarmi un Maione, attimo, col per tuo. riprendermi un po'. Poi, Con la tua faccia, questa cosa è però che. Murakami è cervallotico, insomma, se perdi, Sì, insomma, come ti ho detto, io non ci so. con il rischio di andare in terapia dopo aver letto un libro. Quindi ho lasciato perdere. Ho proprio detto di no. Però è quello che poi dovrò fare pure io la rilettura, perché purtroppo invidio chi l'ha cominciato adesso, ma l'ho finito tutti. E quindi ci rimane solo la rilettura, no? Per poterceli rivivere tutti quanti su carta. Io uno solo che Allora. ancora non ho letto, ma che non leggerò fino a proprio un fatto di scaramanzia, che è L'ultimo? l'ultimo. Certo. E io invece. Ma lo leggerò forse tra 3 o 4 anni, 5 anni, insomma. No, io sono stata costretta a fare le corse perché se ogni volta che lo presento, ovviamente devo per forza finirli, perché che faccio? Lo presento, non l'ho letto, mi Vabbè, picchia, certo, quindi insomma, ovvio, non si può per fare lavoro, questa però per un cosa. fatto. Per un fatto Però no, anch'io li scaramantico. lascerei là, ma non lo posso fare solo per Sì, sì, quello, perché sì. se lo presento lo devo leggere. Così anche mia moglie, praticamente lei ha letto prima che andasse in onda la serie, Ecco. solo i libri delle puntate. Certo. Ah, io ce li ho qua, sono tutti i libri. Riprenderà la lettura solo quando insomma, si Con la sarà sicura che seconda. si partirà con la seconda. Vabbè, giustamente, è una scelta. È quello che io facevo con Camilleri, veramente lo facevo anche con Maurizio, cioè anche con Maurizio aspettavo l'uscita di quello dopo per leggere il precedente, poi dovendolo presentare tipo con i Per bastardi ho forza, dovuto fare certo. una corsa perché ero in ritardo. Però con Camilleri facevo questa cosa, quindi usciva quello nuovo e leggevo quello prima. Ovviamente questo fino a che poi non uscivano gli episodi, perché poi mi toccava fare la corsa entro gli Recuperare. episodi perché non si poteva vedere senza averlo letto. E invece mi è successo adesso col metodo Catalanotti e quello ho visto l'episodio, poi leggerò il libro. Però con comodo, perché lì col fatto che il maestro non c'è più, non riesco a leggerli gli ultimi. Infatti è un po' particolare. Perché poi lì sono veramente finiti. Cioè, Maurizio invece c'ha ancora tanto da regalarci, quindi Beh, vabbè, però Ricciardi è insomma, finito, ma ora tocca a Montalbano sono Sara. anche quanti anni? Sono una ventina d'anni che insomma
Lo so, vabbè, abbiamo Maurizio. Quindi io Va mi auguro benissimo così. altrettanto 20 anni per il commissario Ricciardi. So. Arriverò a Ah, voglia, voglia. fare un maione vecchio. Attenzione che te lo fa, che se glielo dici te lo scrive, tanto è un attimo. Ecco, lui è un momento, basta che gli, te l'abbiamo Sì, detto prima, sì, sì. basta che gli dai un input Mi e dai un input e parte. parte, sì, è vero, è vero. Parte. Allora, Antonio, io ti ringrazio, siamo arrivati ormai a ora di cena e quindi ce ne andiamo tutti serenamente a passare il nostro sabato sera a casa, però a cena a casa, insomma, in famiglia. Ci Facciamo consoliamo con quello che... la pizza del sabato. Poi napoletana col bordo Eh beh, alto, sì. no? Logicamente, Rigorosamente, ovvio. rigorosamente. No, noi Rigorosamente. abbiamo quella bassa, non E niente. lo so. Sono proprio Eh scuole beh, diverse. sono gusti. Scuole, ah, qui è proprio la romana, alla romana è proprio essere una Lo so, lo so. sfogliatina, però larga così, ma bassa, bassa, bassa. Vabbè, ci teniamo questa, ovviamente. Allora, ti chiedo solo di aspettarmi, adesso chiuderò la diretta, di Sì, aspettarmi così ti assolutamente. saluto per bene. E ti ringrazio però, ringrazio il nostro pubblico perché hanno partecipato in Grazie. tanti. E Vi quindi saluto anche io con affetto. gli diamo appuntamento alla prossima serie, chissà, magari però ci rivedremo, speriamo, in presenza. Io ti invito Inizia ufficialmente magari che a se quando si teatro. sbloccherà tutto, anche se Volentieri a insomma, teatro, riusciamo a portatelo anche portare avanti alle questo nostre parti. progetto di vedere Maioni bambini là a teatro. E noi vi aspettiamo a Roma, eh. Non ci fate arrivare a Napoli, vi aspettiamo No, almeno a no, no, Roma, no. insomma. Ma dovremmo girare l'Italia, si fa, Eh si gira. sì, noi vi aspettiamo molto volentieri a cuore spalancato. Allora, grazie ancora e grazie a tutto il nostro pubblico. Un Grazie a te. saluto e gli do appuntamento a tutti a domani perché appunto abbiamo Gabriella Genisi alle 17. Buona serata a tutti.